Agostino ci ha lasciato una serie di ritratti legati alle varie cariche pubbliche che ha avuto e questo ci ha offerto lo spunto per guardare proprio a questa carriera pubblica che lui ha svolto durante la sua vita. Questo per scoprire l'uomo, non l'autore, non il pittore, ma l'uomo che è ritratto. Scoprire uno dei personaggi che hanno fatto grande la nostra città nel 600 e attraverso questo capire anche il suo carattere, i suoi difetti, i suoi ideali, le sue delusioni. Finalmente rendere questa una dimora non solo di opere, ma anche di persone. La tela qui alle mie spalle raffigura il protagonista di questo percorso tematico fatto dalla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. È infatti raffigurato Agostino in un'occasione particolare, quando nel 1621 fu inviato dalla Repubblica di Genova come ambasciatore a presentare appunto gli omaggi di Genova al neoeletto Papa Gregorio XV. E protagonista della tela, più che il personaggio, si può dire che forse è questa imponente veste rossa che puntualmente troviamo registrata nei libri di conto ancora conservati qui nel palazzo e che ci danno l'idea di come i genovesi nel passato fossero orgogliosi di rivestire questi incarichi diplomatici importanti, tanto da sostenere di propria tasca tutte le spese inerenti a questi viaggi e queste ambasciate così prestigiose. Ci troviamo in uno dei salotti del primo piano nobile di Palazzo Spinola di Pellicceria. Per il nostro percorso abbiamo deciso di esporre quello che è il documento più prezioso appartenuto ad Agostino, il suo testamento. Si riesce a capire la personalità e il forte amor di patria che ha sempre contraddistinto questo grande uomo politico della Genova di primo 600. Tra i numerosi lasciti c'è il ricordo di un'ulteriore ambasciata che Agostino fece nel 1629. Fu inviato dalla Repubblica di Genova a omaggiare il re di Francia Luigi XII a seguito della sua vittoria condotta contro i Savoia e contro gli spagnoli. Nel testamento, infatti, è ricordato l'anello, cito testualmente, con diamante a faccette che ricevette in dono da quel sovrano e che volle destinare al suo primogenito Ansaldo e da questi a tutta la sua discendenza. Il dipinto qui alle mie spalle, appunto, mostra la partenza di Agostino per questa importante ambasciata. Infatti, nella busta che tiene in mano è scritto alla Sacra Maestà del Re Cristianissimo, ovvero riferimento al monarca francese.